desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco alla muerte. Quindi l'equivoco principale che si viene a creare in questa opposizione al governo Monti è proprio il fatto che si focalizza l'attenzione su Monti, dimenticandoci che c'è un Parlamento che sta approvando quello che Monti propone. E quindi questo è automatico che porti la gente a non capire chi è con le banche e chi è contro le banche, perché se io mi trovo in opposizione a Monti e poi a livello nazionale e poi a livello locale sono comunque sempre alleato e in coalizioni con partiti che appoggiano Monti, allora viene a mancare un punto fermo: o si sta con le banche o si sta contro le banche. Le vie di mezzo in questo momento sono diciamo impossibili, perché l'attacco che stanno facendo contro la società, la lesione dei diritti che sono stati conquistati con le lotte del secolo scorso, le stanno proprio calpestando come un carro armato. È una radicalità potente come questa, occorrerebbe opporre una radicalità ancora più forte, perché non dimentichiamo che questi non sono degli sprovveduti, quello che oggi stanno facendo lo fanno anche in previsione di quello che già sanno che faranno domani. Invece noi, nella nostra, se non riusciamo a organizzare un'opposizione forte nella società civile, rimarremo sempre un passo indietro. Faccio un esempio: si parla tanto dell'articolo 18, loro vogliono eliminare l'articolo 18, ma probabilmente, adesso noi ci focalizziamo le lotte sulla difesa dell'articolo 18, probabilmente non è quello che loro vogliono. Loro parlano dell'articolo 18 perché vorranno deviare l'attenzione della società civile da quello che poi in realtà saranno i loro veri obiettivi. I loro veri obiettivi sono quelli di mettere sempre di più nelle mani della finanza e delle banche il controllo della società. Quello che è successo in Grecia e che sta succedendo ora in Italia ne sono un evidente esempio. Sia in Grecia che in Italia, in Grecia c'era un governo di centrosinistra che applicava alla lettera quello che imponeva la Banca Centrale Europea. Nel momento stesso in cui il governo di centrosinistra ha iniziato a fare un minimo di resistenza, la Banca Centrale Europea ha deciso di togliere quel governo e mettere il primo ministro e mettere al suo posto un uomo che veniva direttamente dalla Banca Centrale Europea. La stessa cosa è stata fatta in Italia. In Italia Berlusconi, che neanche i terremoti avrebbero staccato dalla sua poltrona, a un certo punto, quando la Banca Centrale Europea ha visto che tentennava nell'applicare la lettera ai suoi dettami per paura di perdere consenso, l'ha tirato su per un orecchio, come si potrebbe fare con un bambino, gli ha detto: adesso spostati che mettiamo al tuo posto un nostro uomo, e hanno messo infatti un altro uomo della Banca Centrale Europea. Diciamo che l'opposizione a questo strapotere delle banche deve essere forte e radicale. Intanto il debito sappiamo tutti che è una truffa, sappiamo che è una truffa perché è solo frutto della speculazione. Il debito non l'abbiamo creato noi, il debito è frutto della speculazione bancaria, ed è giusto che questo debito, se qualcuno lo deve pagare, lo devono pagare le banche, ma ancora più giusto sarebbe dire: il debito non va pagato e le banche vanno nazionalizzate, perché le banche hanno ricevuto talmente tanti miliardi da parte degli stati, talmente tanti soldi pubblici per salvare la situazione del baratro nel quale avevano buttato le varie nazioni, che ormai è come se sarebbe una cosa automatica che venissero nazionalizzate. Fare ad esempio come è stato fatto in Islanda, come hanno fatto in Ecuador: lì hanno detto: il debito non l'abbiamo prodotto noi, il debito l'hanno prodotto altri, noi questo debito lo rifiutiamo, le banche le nazionalizziamo e adesso veniteci a dire qualcosa, e nessuno gli ha detto niente. Quindi
l'auspicio, io auspico personalmente che da questo, dal comitato no debito, che adesso spero che si diffonda localmente in tutta Italia, nasca proprio la capacità di portare una presa di coscienza nelle persone, in modo che si riesca a creare davvero un'opposizione sociale forte a questo strapotere delle banche. E secondo me quello che io propongo e proporrei al comitato, a tutti i soggetti che entrano e che appoggeranno in futuro il comitato non debito, è quello di fare opposizione al governo Monti, al governo delle banche e a tutti i partiti che appoggiano il governo Monti a tutti i livelli, a livello nazionale e a livello locale. Questo sarebbe un segnale forte che deve venire dalla società.